Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Il Gabon è un paese dell'Africa centrale con circa 2 milioni di abitanti, attraversato dall'Equatore, con una superficie analoga a quella dell'Italia. Ma la sua superficie è ricoperta per l'85% dalla foresta pluviale, che è inserita nel grande bacino del Congo, il secondo polmone verde del pianeta dopo quello del Rio delle Amazzoni. Il Gabon è uno dei paesi più ricchi al mondo di biodiversità ed ha fatto della protezione delle sue foreste e in generale della protezione ambientale una delle sue massime priorità. Questo impegno è stato riconosciuto a livello internazionale. Il Gabon appartiene alla categoria dei paesi a medio reddito ed è secondo nella classifica dei paesi a medio reddito in Africa continentale dopo la Guinea Equatoriale. Nonostante questo, sono presenti disuguaglianze e un tasso di disoccupazione di circa il 30%. Nonostante i tentativi del governo da tempo di diversificare la struttura economica, l'economia gabonese è ancora fondamentalmente basata sulla produzione petrolifera, che costituisce la sua principale risorsa, il 60% del PIL e l'80% delle esportazioni. Altri settori importanti che stanno emergendo negli ultimi anni sono quelli dell'estrazione del manganese, che costituisce il 6% delle esportazioni, e la produzione di legname, 13% delle esportazioni. Il Gabon è un paese ad immigrazione dall'Africa occidentale. Sono presenti cittadini provenienti dal Mali, Camerun, Burkina Faso, Togo ed altri paesi dell'Africa occidentale, tutti migrati arrivati all'epoca del boom del petrolio. Tuttavia, non si registrano fortunatamente conflitti etnico-religiosi né episodi terroristici. Una causa potenziale di conflitti sociali è invece la crisi economica, che colpisce larga parte della popolazione e a causa anche dell'effetto che ha avuto sull'economia già in crisi il Covid-19. Con la riduzione della domanda esterna, abbinata alle misure restrittive imposte a tutte le attività economiche, hanno ulteriormente aggravato la situazione generale del paese e peggiorato la sua posizione debitoria. I dati relativi all'andamento dell'economia in Gabon per l'anno 2020 hanno visto una contrazione del PIL dell'1,8%, chiaramente spiegabile con il duro colpo assestato dal Covid-19 alle attività produttive, al commercio ed alla fornitura di servizi. Maggiori preoccupazioni provocano altri aspetti di fondo che preesistono all'epidemia, in particolare l'accumulazione del debito pubblico, che ormai ha raggiunto il 75% del PIL, e l'ormai cronica crisi del settore trainante, quello petrolifero. Il Gabon è un paese dipendente dalle importazioni. I suoi principali fornitori sono la Francia e la Cina. Il paese è scarsamente industrializzato ed importa praticamente tutto. Non dispone di un'agricoltura che soddisfa i fabbisogni della sua popolazione. È dipendente dall'estero sia per l'approvvigionamento di prodotti finiti che di beni intermedi e di macchine utensili. Favorire gli investimenti industriali volti all'esportazione, il governo ha creato una zona economica speciale alla periferia di Libreville, fortemente voluta dal presidente nel tentativo di diversificare l'economia nazionale. Le relazioni bilaterali tra Italia e Gabon sono ottimi. Il volume dell'interscambio consente all'Italia di essere al nono posto come partner commerciale del Gabon, anche se sia le esportazioni che le importazioni si sono ridotte negli ultimi 2 anni a causa degli effetti negativi del Covid-19. I principali prodotti esportati dall'Italia in Gabon sono frutta ed ortaggi, carne, macchine utensili, mobili d'arredamento, apparecchiature, abbigliamento. I principali prodotti importati in Italia dal Gabon sono petrolio greggio e legname. L'Italia è presente in Gabon con i nostri settori tradizionali, come la ristorazione, l'enogastronomia, i mobili d'arredamento, le imprese di costruzione e di servizio e le apparecchiature elettriche e meccaniche. È presente anche qui l'ENI. Esistono potenzialità in settori considerati strategici per imprese italiane in Gabon: macchine utensili, settore alimentare, l'industria del mobile, la lavorazione del legno, il turismo, in particolare l'ecoturismo. Qui esistono 13 parchi nazionali, l'agroindustria, il settore ittico e degli allevamenti, il settore dell'energia rinnovabile, in particolare quella del fotovoltaico, la gestione dei rifiuti urbani. L'Italia gode in Gabon di un'eccellente immagine come partner commerciale, in forza della riconosciuta qualità dei nostri prodotti. Come molti paesi dell'Africa subsahariana, anche il Gabon presenta sfide e complessità tipiche del contesto africano, tra cui lentezze e inefficienze burocratiche
gravi carenze infrastrutturali e nella fornitura di servizi idrici ed elettrici, risorse umane da formare, ma al tempo stesso può offrire interessanti opportunità di investimento per le imprese italiane.